Le riprese di Marcello Sani ci inquadrano nel tempio mondiale, diciamolo pure, dell'arte, il cortile della Galleria degli Uffizi, perché siamo qua a Firenze per fare il punto sul restauro d'arte. Oggi Firenze è la città del restauro a livello mondiale e in Camera di Commercio a Firenze, qui sul Lungarno vicino, si apre l'ottava edizione appunto del Salone Internazionale dell'Arte e del Restauro di Firenze, un modo non solo per celebrare la manualità dei nostri straordinari artigiani, dei veri e propri artisti del restauro, ma anche per valorizzare quelle che sono le competenze e le inclinazioni del mercato che muove, come sentiremo tra poco, centinaia e centinaia di figure professionali. Andiamo a sentire. Noi ospitiamo in Camera di Commercio 40 seminari, 40 che in 4 giorni scandaglieranno tutti i temi del restauro, dalle tecnologie alle modalità più innovative, a come trasferire queste competenze ai giovani. Presentiamo anche nell'occasione questo progetto che come Camera di Commercio abbiamo promosso insieme alle categorie economiche, Firenze, città del restauro. È un progetto ambizioso, è un progetto che vuole garantire alle imprese del restauro una dimensione internazionale, vuole favorire l'ingresso dei giovani nelle botteghe artigiane, favorire il passaggio generazionale per alcuni mestieri che rischiano di scomparire. Io vorrei ricordare che il restauro è ancora una componente importante dell'economia fiorentina, 279 aziende che lo fanno in via esclusiva, altre 2000 che lo fanno, come dire, in via collegata, quindi non è un'attività principale, ma comunque operano nel settore del restauro, ulteriori 2500 che si occupano del restauro conservativo relativo al patrimonio museale, ma relativo anche proprio al recupero edilizio. Quindi un distretto, una filiera corposa, in ordine alla quale noi, ecco, vorremmo mettere in atto una serie di iniziative per rilanciarlo anche nella sua dimensione internazionale. Il restauro, con le competenze del restauro e l'innovazione che porta in sé il restauro, se voi andate a vedere un restauratore, è perfettamente compatibile alla tradizione e al progresso, come nessun altro. Quindi è una perfetta competenza esportabile. Noi oggi però guardiamo il restauro, dal mio punto di vista, ancora troppo in chiave geografica, quindi su Firenze, per la Toscana, per l'Italia. Noi abbiamo invece una caratteristica magnifica da esportare in tutto il mondo. Si tratta solo di organizzarsi.